metro al secondo è il vento, è quel valore che ho sulla. Sono i no, è il ping che hai verso il server. Microsecondi di ping. Più è alto, più lagga e più arriva in Sì. ritardo il comando. Quando è Infatti, rosso significa che lagga. sì. E va bene, allora, buongiorno a tutti, buongiorno Marfi, buongiorno Silvio. Buongiorno, buongiorno. Sono ritornato. Allora ti dobbiamo far vedere delle novità. Sì, allora mi fai vedere cosa avete Allora, fatto, dove prima di tutto sei? abbiamo dato una sistemata, poi andiamo a vedere pure il magazzino sopra, non ci sono più pallet, non c'è più niente in giro, quindi. Ah, questa qui l'aveva sistemata, mi sembra Maurizio, giusto? L'aveva riparata. Guarda che bella Sì, pulita ma questa. no, ma abbiamo levato tutti i ricordi che c'erano tutti Ciao i Edo, pallet. sì, scusami, ti ho buttato fuori perché mi stavi occupando il trattore ed era acceso. Nessun problema, entra, dopo mettiti nella chat dove siamo noi, vai tranquillo. Si è accorto Edo che l'ho buttato fuori, ma giustamente, senza rancore. Poi scusa, mi dicevi No, no, niente, che abbiamo dove dato una sei? sistemata un po' qui che c'erano tutti sia le chat che il Ah, avete anche digitale, fatto una bella. Avete scopato per quindi terra, guarda qua che bello pulito. quello no, però ho No, usato tanta cucina. ma c'era giù tutta l'erba, io non so se qua o qua. Sai che avevi messo giù l'erba? Poi non riuscivi a raccoglierla. Ah, sì, no, Faccio quella il l'aveva follow, già tolta bello. Max. L'aveva già tolta Max quell'erba lì. E poi KRG, ciao, abbiamo benvenuto, grazie per il follow. novità, c'è cioè il campo quello dove c'è gli Ah, animali, il allora. recinto. Ma questo qua è quel coso che ho preso io, mizza che sei grande. Potevo, non ce n'era uno più grande. Sì, infatti. Sai cos'è che dal catalogo non sembrava così grande, però va bene. L'abbiamo soprannominato Gig Robot, Ciao Peppone. è enorme. Peppone, Abbiamo fatto. se vuoi giocare, vieni, eh. Ti aspettiamo, lo sai la strada dov'è. Allora, questo qua era il campo. Ah, ma qui avete fatto. Sì, abbiamo prima tagliato e raccolto l'erba, poi l'abbiamo arata e abbiamo Quindi piantato questo di qui era nuovo erba. il pascolo originale, Sì, e questo era avete. pascolo che non era campo, l'abbiamo trasformato in quattro campi lasciando al centro la strada, quella originale che Ah, si sì, fa beh, da sì, cancello a cancello. se riusciamo a mantenere il design della mappa, un po' meglio, insomma, è Sì. meglio. Poi Tanto vabbè, mo si non vede pure per guadagni. quando cresce l'erba, sicuramente sarà molto più Sì, carino. perché poi è tutto verde, sarà tutto verde, la Sì. strada resta invariata. No, bello. Bellissima questa mappa, sì, è molto bella, Peppone. È la terza puntata che facciamo in multi. Cioè i ragazzi che cioè, mangiano e vivono in questa mappa. Io non lo so, non hanno più una vita privata. Quanti giorni è che sei qua, Sebio, in questa mappa? Beh, calcolando che ieri sera abbiamo chiuso alle 3, Aspetta che proprio. vado a bannare uno in chat e vado a bannare esattamente. È arrivato l'arrottino 2 con buonasera. Sono No, nuovo, è un tipo cacciato. balbuziente, senza offendere nessuno, ma questa persona qua la buonasera Maurizio. Salutiamo i balbuzienti. No, no, è Maurizio, questo caccialo, Caccialo, caccialo. caccialo. Vieni Dai. Maurizio, chiudi sto negozio e vieni qua con noi che abbiamo bisogno. Guarda cosa hanno fatto i Esatto, ragazzi. infatti. Tutta la notte hanno lavorato, tutta. Adesso mi stanno facendo vedere cosa stanno facendo. Veramente bravi. Guarda, che bel lavoro. Io non so se tu avevi, o c'eri anche tu magari. Sai che non lo so. Ah, guarda che Il bel bello che lavoro poi, qua. il bello che la notte è anche piovuto, siamo rimasti pure impantanati con i Ah, trattori. mi È dicevano che stata con. un'odissea, un'odissea. Esatto. La notte, vabbè, quando piove, diciamo che c'è un pochettino di fango. Sì, Un pochettino di fango, un po' come nella realtà. Ecco qua il trattore che stava rullando, che c'era Edo, adesso è andato via un attimino, poi ritorna. Peccato che ci sono un pochettino di sassi ancora, si potevano recuperare. cosa dobbiamo comprare? E Dobbiamo sì. comprare E lo qualche altra. dobbiamo, sì, secondo me, guarda, dobbiamo fare alcune missioni magari qua. Insomma, bisogna avere un po' di entrate perché costa quanto quello sui 50.000, mi sembra. O forse anche di più. Un Aspetta che vado a attimo vedere che cosa. Se sì, te lo controllo. lo Ah, guardo ok. anche io. Allora, raccogli 52.000 lo Scorpio originale, non quello modificato che fa 50 metri di
quello originale. Costa... Sì, dobbiamo prenderlo perché abbiamo comunque la calce, abbiamo la cosa che ci trasforma dei sassi cava. esatto, in La cava. calce. Quindi abbiamo una piccola produzione che è ferma perché non abbiamo più sassi. Questo qua era l'ideale di... O lo facciamo subito e poi passa... Cioè, se lo facciamo subito si va a rovinare la seminatura, no? No, non tanto non te li fa raccogliere adesso ormai, perché è seminato. Non te li fa Poi casomai raccogliere? muore. No, adesso no, perché già è stato seminato e rullato. Dopo che semi di sassi non li puoi raccogliere più, li puoi raccogliere solo dopo Non la lo raccolta. E sapevo. Cos'è questo coso poi. qua? Questo qua è roba nostra, il coltivatore qua. Questa è tutta roba nostra, sì. Ah, ma Il allora... coltivatore è quello regalato da dentro la grotta, ti ricordi? Ah, purtroppo non ho visto l'animazione lì. Ma il trattore là, che fine ha fatto quello lì, quello cingolato? C'è? Sono parcheggiati, sì, abbiamo parcheggiati sotto i capannoni. Abbiamo Ok. cercato di cominciare a dare un po' d'ordine, insomma. E Ti poi la parte saluta di. Marfi, ti saluta Maurizio in chat. Ah, ma non entra? È ancora in negozio, lo sai che lui deve Deve servire. tirare giù la serranda. Vabbè, ma qui c'è da lavorare, C'ha cioè. tutte le sue spasimanti, che la più giovane avrà 80, 85 85-86 anni, anni. Ma vieni però qui a lavorare. ognuno ha i suoi gusti. Lui voleva gente con Esatto. esperienza, va bene, cioè, ma niente da dire. Va bene. Allora, qua mi dicevi che volevi fare, Fabio? Se vieni sopra, stavamo Sì, sono qua, valutando sono se qua. eventualmente quello per insaccare lo mettiamo qui accanto. Ah, Che poi abbiamo quello... sì, per Ah, qui insaccare nel... questo qui. Ah, questo pezzettino qua, sì, tanto qua è Sì, libero, cioè, dovrebbe insomma, non è un andare. bel pezzettino e ci andrebbe pure No, sì. la vasca per fare la razione mista per gli animali, per le Ah, vacche, bene, bene, dai. le mucche, Poi... che è un miscelatore a base, capito? Che noi prendiamo direttamente dal magazzino e mettiamo. Sì, poi devo ancora Il vederlo, devo magazzino ancora... abbiamo. Sì, poi vabbè, lo vediamo insieme. E poi il magazzino abbiamo sistemato tutto quanto. Oh, wow. Ma sono tutte balle e l'altra roba, che fine ha fatto? Sta tutto qui, se tu ti avvicini vedi pure le percentuali del Ah, materiale che è sì. dentro. Ce ne abbiamo, cioè, insomma, non è poco. Ah, la miseria. Ma ce ne sta ancora, insomma, neanche a metà, ce ne sta veramente tanto. Sono Sì, veramente belli questi. Ah, eccole qua dove considera sono i che sacconi. sta. Ecco i sacconi dove Sì. sono. Ne abbiamo occupato 166 slot su 500. Sì, dopo ne fa vedere solo alcune, giustamente, perché Sì. altrimenti. Però è molto bello qua che ci... Era, è multifruit questo, sì, perché carica di Sì, tutto. Perché vedo carica tutto, c'ha le palle. altri Sì. prodotti 28. Boh. Ma anche mo ci possiamo mettere anche i pallet di uova, quelli della lana, tutto quanto. Hanno spronato un pallet di burro. Ah, a proposito, fammi Sì, vedere le il produzioni. primo Voi... pallet di burro. Aspetta, tu con le produzioni, ah, ecco, burro e formaggio. Formaggio non ne facciamo. Perché è spento il No, formaggio? perché per fare il formaggio ci occorrono le noci. Le noci. Ah, sì, guarda. Perché sarà il formaggio alle noci, non lo so, però servono le noci. Oh, ciao Sorgivo, buonasera, benvenuto. Mentre per quanto riguarda il burro, aspetta, ce ne abbiamo Ah, è vero, 420 chili. ieri sera abbiamo finito questa mattina alle 4 con Sorgivo, io, tu e chi era? Edo, Edo. a fare la prova tecnica di, come si dice, raccolta delle Delle noci. noci del Marfi, dove vedere che storia. Abbiamo dovuto... Allucinante. Sì, abbiamo trovato dei bug perché la mappa ha un po' di bug e funziona tutto. Bisogna mettersi in posizionarsi bene. Grazie a Sorgi che ci ha suggerito perché lui l'aveva già fatta tempo fa. Quindi siamo riusciti a trovare la posizione giusta. Il problema è che il calendario è sballato di cos'è, un mese o due? Due 2 mesi, da ottobre a mesi. dicembre. Sì, ti dice di raccoglierle a ottobre, che a ottobre vai a vedere, non sono pronte perché sono ancora in fase di crescita, e adesso invece le abbiamo raccolte poi a dicembre. Abbiamo dovuto star lì a far passare il tempo finché... Poi non so se hai visto anche la moda che abbiamo messo, Marfi, una delle tante che abbiamo messo. Se tu vai in un campo, ad esempio, anche se non è nostro, questo qua invece non ti dice un bel niente.
Ma solo sui nostri campi, ti dice? No, no, te lo dice anche sugli altri. Però Tatiana qui mi mi... sa che non c'è, Qua perché non c'è magari... Ecco, piantato niente, mi sa. ad esempio questo qua ti dice che è di Christophe Rosé, il proprietario del campo, gli ettari, l'area lavorabile, il prezzo, quant'altro, orzo, che è in fase di crescita, il bonus l'ha resa al 98%, la novità che c'è, che abbiamo messo nella mod, è lo stato, lo stadio Di di avanzamento. avanzamento di Davanti. crescita, no? Qua ti dice ci sono sei stadi, questo campo qua attualmente è al terzo stadio, quindi tu sai che ne mancano ancora tre. Questa è una mod di quelle che abbiamo messo tra le altre, che è una di queste. Ti è piaciuto il lavoretto alle mucche? Cosa gli hai fatto alle mucche, Sorgi? Cosa avete fatto alle mucche? Ah, il campo dietro, il campo Ah, sì. solo dietro. Il pascolo stupendo. Sì, mi ha fatto vedere adesso Fabio. È bellissimo, sì. Ah, l'avete fatto insieme? No, pensavo che avevi maltrattato una mucca, poi le mie. Scusa, ma ho capito così. No, scherzo. No, è veramente bello. Il sistema qua mi piace. Cioè, è avuto un bel lavoro, quello sì. Peccato perché ho visto che ci sono un po' di sassi e i sassi era bello recuperarli, dato che ce ne sono un po', dato che abbiamo la produzione dalla calce. Però guarda che bel lavoro. No, no, veramente bravi ragazzi, complimenti, perché qua era da fare, è un bel lavoro e comunque serve qua. Ecco, peccato questi sassi qua, che poi c'è ancora il trattore qua, il trattore nuovo, il McCormick, io non l'ho mai provato. C'era Edo, solo che ha dovuto allontanarsi un attimo, poi arriverà ancora. Stava finendo di lavorare qua, stava rullando, eccolo qua. E molto molto bello, molto molto bello qua. Poi mi hanno detto che avete lavorato sotto l'acqua e giustamente sull'acqua con le mod che abbiamo, l'area e il fango, il mud ha complicato tutto quello che è. Bello bello bello, mi piace. Il campo qua veramente, poi si può anche raccogliere l'erba, quindi ti lascio un messaggio nel controlla pure le richieste di messaggio. Sono... Oh, va bene, d'accordo, KRG. Appena finiscono la live, adesso non riesco a guardare, poi guardiamo dopo. Allora, dove siamo rimasti, Fabio? Qui mi dicevi di mettere quel coso dei sacconi che abbiamo messo, Sì. giusto? E a sto punto io vado quasi quasi, vado a prendere il Manitou, che dovrebbe essere nell'altra farm. Scendo in negozio, compro quello e vengo su, lo porto qua e poi vediamo come fare. Però potrebbe venire qua, dici di comprarlo subito il coso dei sassi? Cioè, costa 52.000 euro, cos'è che ho detto? Non so se ce la fai, vabbè, bisogna essere in due. Vabbè, possiamo No, io così finimi semmai viene di qualcuno rullare. con me. Sì. C'è Murphy, ti viene da lei. Io finisco di passare il rullo qua. Ok, allora Murphy è pesante quel coso là, sì, da pieno è pesante, mi sa. Devi prendere un trattore grosso, però lui parte da qua, io parto di là, quindi ci vediamo poi in negozio, dai. Op. Allora, io skippo di là, vediamo un po'. Vabbè, qua c'è il JCB, quindi puoi senza problemi passare. Allora, io prendo, dov'è che lo trovo? Mo? Nelle mod. Ah, avete visto il trattore? Oh, Marfi, ti ho preso il trattorino, eh. Dai, Non dirmi incredibile. adesso che non ti piace. Se No, mi piace. tu riesci a vedere le mod andando sul negozio, col tasto, aspetta, col tasto P, tu vai col tasto P, poi c'è il menu a sinistra, sai dove c'è il trattore, il rimorchio, la Sì. chiave. Vai dove c'è, sotto la chiave, c'è un simbolo con una freccia in basso. Ok, Clicca quello. sì, vedo. E poi c'è il terzo trattore, quello con la bandiera italiana. Questo qua aprilo senza comperarlo, vedi un po' che bello. Sai cosa Mamma fa sto mia. trattore? Aprilo, aprilo proprio che puoi vederlo in 3D. Hai capito cosa serve questo? Indovina. A raccogliere l'uva manualmente. Ma da ah, sì. Guarda, c'ha le cassette dietro, due posti A e ci raccogliere mette a l'uva. sedere. Ah, Spettacolo. è uno spettacolo, uno Sì, spettacolo. sperando che vada bene. Adesso questa qui è una cosa più, boh, così, un po' uno sfizio, niente di... Però, detto, boh, mettiamolo, vediamo un po' se... È tutto tuo, vai tu, eh.
Va bene, dai. Allora prendo il BBM, questo qua che crea i Io mi hai sacchi. detto un trattore grande, quale sarebbe uno JCB, potente? Sì. quello Quello giallo. giallo. Quello giallo che va benissimo. L'unica cosa, se vai in velocità, ti conviene togliere lo sterzo dietro. C'è la possibilità di farlo. Ok. Perché se no vai a in velocità, siccome fai 65 all'ora, vai a sbattere con quello. Quindi. Poi io ti metto in negozio, ti prendo lo Scorpion, Il peso lo devi base, togliere. come? Al peso davanti lo devi No, togliere. lascialo pure, lascialo. Allora, adesso io vado nella farm, quella, boh, questa qua, dove ci sono i maiali. Esco con il Manitou, sgancio la forca, che io la Allora, il lascerei qua. negozio sarebbe questo qui. Vediamo, vicino al ponte. Che vedo che c'è un mezzo lì al Sì, negozio. allora c'è il mezzo che devi agganciare tu, e poi c'è quella specie di tramoggia che devo agganciare io. C'è E pure il tu? muletto, Sì, poi eh? c'è Il anche il muletto è muletto, è lì. vero, c'è anche il muletto, è vero. Il muletto è nostro e l'abbiamo proprio messo lì in caso di bisogno, quando si vanno a caricare i pallet e quant'altro. Questo vedo che a livello di manutenzione è messo malino, quindi Ma non guardarla, quella, cioè, ah, è ok. come la spia dei freni, è accesa, no, non guardarla. Ecco, l'unica cosa che devi guardare è la spia della riserva di carburante, quella sì, si ferma il trattore, non so perché, deve essere un bug. Sicuramente è un bug. È un bug. Allora, devo cambiare anche io lo sterzo al Manitou perché sterza anche dietro ed è difficile. Dai, così andiamo avanti. No, sono contento perché avete fatto proprio un bel lavoro. Proprio bravi, bravi. Mi è piaciuto perché era un'idea. Comunque, vedi che a discutere di queste Parlando. cose, parlando, sì, uno magari ha delle idee diverse, si mettono insieme, si cerca di capire qual è l'idea migliore o, sai, è sempre meglio discutere. Infatti, avete fatto proprio una bella cosa. Ci sta, dai. Un bel lavoro lì, sì. E ho detto l'unica cosa i sassi, però vabbè, pazienza, se Guarda, riuscivamo, molti quelli più piccoli si riuscivamo sono a. tolti, ma quelli grandi purtroppo no. Ma se noi facciamo le missioni in giro di, che ne so, di aratura, con i nostri mezzi, i sassi che escono li possiamo raccogliere? Di Sì, una ma non missione? dobbiamo chiudere la missione. No, no, non chiudere la missione. Però se riusciamo a fare Oddio, l'aratura. no, non lo so se ti fa entrare con un mezzo che non è che non sia No, consentito per il lavoro. è mio, vado dentro con quello, scusa. Ma non è il tuo quel terreno, però. No, È però ho accettato la missione. missione perché so che, allora, io ho messo la mod di raccogliere la paglia in caso che tu mi fai frumento o qualsiasi altra cosa, mi scarichi la paglia dalla trebbia. Quella paglia lì, se tu non metti la mod apposta, non te la fa raccogliere ed è un peccato buttarla via. Quindi sulla paglia di sicuro c'è la mod e sui sassi sai che magari c'è una mod sui sassi, boh. Bisogna provarlo, proviamolo e vediamo se Proviamo, funziona. dai, perché se Sì. riusciamo dobbiamo recuperare più sassi possibili perché sono tutta calce viva che risparmiamo. Va bene. Allora, io sono qua al negozio. Questo coso qua si aggancia. Ok, Dalla parte dove è il tastierino. il code lock. Stasera magari, se ci siamo tutti, una partita dead. Oddio, non mi capotto. Questo coso qua è ingombrante. Forse era meglio il merlo. Lo so, però il merlo dovevamo Il scrivere coso. a Gesù Bambino perché costa un botto il merlo. No, dovremmo comunque avere sì due
Due, sì. È pesante quello lì, eh. Poi sai cos'è la cosa? È che adesso io di là, ecco, se lo sapevo, prendevo un pianale. Mi è rimasto la benna e mi è rimasto la forca, per i pallet del Manitou. Perché questo lo vedi qua, a E quest'altra parte. non, al momento sì, perché io lo teniamo dove abbiamo il. Anzi, no. No. Perché non li Perché. palle di fieno le devo tirare su, eh? Esatto, col caricatore frontale non riusciamo, eh. No, cioè, stai al limite E proprio. cosa costa? Caricatore frontale è comodo di qua perché qui addirittura abbiamo la botola per caricare. Dai, teniamolo un attimo qua, tanto teniamo questo, dopo se mai scendo prendo la benna e cominciamo a fare i sacconi in caso. E dovremo prenderlo, però se riusciamo a fare qualche missione, guarda, giusto per tirar su 4 soldi. Ma il burro hai detto che hai fatto, l'hai venduto il burro? No, è spawnato un pallet. Ciao amici, Ciao amici, la l'ultimo. la la la. Madonna, che Dio. Buonasera. Buonasera Guido, guarda che siamo in live, mi raccomando, non si confessi qua con noi. Scusami. Dove Io sei? ne sapevo. Siamo nella chat della live. Non ho mica Oh, visto. Manco ti ho fa toccato. niente, ti ho fermato subito perché magari ti confessi, allora sai com'è. No, ma infatti hai fatto bene a dirmelo. Sei riuscito con sto server o? No. Allora, sì, però il problema sono quelle mod là. Adesso ho trovato dell'altra gente che gioca Sì. E piano. e adesso di stasera sistemo. Ok. Magari quella mod lì particolare va configurata da qualche altra parte, boh. Non lo so perché sti qua sono i 7-8 che giocano su Ok. server non so di chi, penso che sia un server da 100 persone e sono diverso, è diverso tempo che giocano e niente, Bene, vado a dai. chiedere a loro. Ho provato a vedere se c'era, non lo vedevo, ho detto, aia, qui non è riuscito. No, dovrebbe esserci. Io non l'ho trovato. Se si chiama ancora Guido, no. Adesso vado Boh, a vedere. se si era Ci sono così. due mod. Allora guardo. Sì. Ci sono due mod dentro. Vediamo. Server. Sì, c'è. Ah, ok. C'è la. Ho messo dentro la Siberia Project e la Search for Lot. Non lo so cosa sono, boh, Manco mio che sono. non me le ricordo proprio, guarda. Magari le conosce di più Murphy, dato che è un Sì. derivato di Arma quella cosa lì. Boh, non lo so. Comunque ho visto che loro stanno a mezzogiorno quando vanno in pausa a pranzo. Ho visto che stavano giocando e tanta roba però. Giocano con poche mod. Hanno messo una mod che corrono sempre, praticamente non si stancano mai, quella è un po' Quella non mi una piace tanto. sminata, Sì, infatti. l'ho vista anche io, la stamina. Però Non. bello. Hanno fatto una base. Sì, Bravo, le devo basi le fanno. portare. L'ho preso, lo devo portare alla fattoria a sinistra, no? Non quella a destra. Quello degli animali. Sì, dove ci Comunque sono ci le becchiamo vacche. dopo. Sì, Ci arrivo va dopo. bene. Ciao Guido. Vado a mangiare e poi ci sono. Va bene. A Ciao, dopo. ciao. Ciao Allora, sì, dove ci sono le mucche. Sì. Guido. Sì, le signore mucche, ok. Portiamolo lì e poi. A parte che quello potrebbe essere comodo anche di là, ma boh. Portiamolo lì. Vediamo se riusciamo a raccogliere quei sassi, ma sarà dura. Senza. No, quelli lì là, non si raccolgono. Ci possiamo provare, ma Ma allora penso quel coso lì lo portiamo dove? Lo portiamo lì. Dove che. No, ma c'è. sì, portiamolo qua. Perché è una cosa che potrebbe andare bene anche di là, questa. Sì, perché teoricamente dovremmo fare più campi di là che di qua. Ma che giro hai fatto, Marfi? Che dovremmo incontrarci, ma non ci siamo visti. Oh, qua più sul ponte. Ah, ma tu che. Ma, oddio, ma che Sì, giro hai io fatto? venivo dalla fattoria delle mucche, ero. Ma la strada è quella. Ma tu hai fatto il ponte in alto?
No, il ponte in basso. Io dalla fattoria a sinistra delle mucche sono sceso giù, ho affiancato i campi 71-85 e poi sono arrivato al ponte. Boh, io sono lungo il fiume adesso, sto salendo, la straccia, Siamo. vedi, sono quasi dove c'è la chiatta, io sono adesso. Sì. E Boh. adesso la faccio anch'io. Io attraverso il ponte prendo la stessa tua strada. Sì, pensavo di incontrarti, ho detto sto attento perché arriverà il Murphy tutto in sbandata, ho detto sto per evitare il capottamento, dato che c'ho sto coso qua che è un po' ingombrante. Sì, quello lì in poche parole apri i braccia lì, abbassi la rastrelliera, lo accendi e raccogli tutti i sassi, quindi poi i sassi li tieni nel suo serbatoio lì che è un po' piccolino e poi lo scarichi magari a lato del campo o qualcosa, poi con un trattore con la benna lo carichi in un cassone e si va in cava. In cava al solito giro, trigger. Viene alimentato questa cava e da lì, appena c'hai i sassi, parte la produzione di calce viva e di avanti. Va bene. Oh, sto facendo fatica qua, eh. Sì, Sì. quello pesa, Eh pesa, sì. pesa. No, ma poi il Manitou qua è piccolino, non è che. No, comunque ho visto il mood della la mod lì con quella del fango, ma è difficile lavorare i campi comunque. Non è la rea che usavo io ai tempi, però si avvicina, eh. Sì, Oddio. si avvicina all'impossibile. Eh sì. Infatti adesso volevo vedere come si comportava e in caso vedere se mettere la barra di traino, la corda o qualcosa, perché non sono mai andate tanto bene quelle barre lì, eh. Almeno io non mi sono mai trovato bene. Non so se è proprio il caso di metterla o. No, beh, diciamo che non è, però sì, con la macchina per spangi la calce si è inchiodata lì. Abbiamo faticato assai anche a tirarla fuori. Quella pesa, eh. Sì, poi soprattutto era anche piena. E Eh sì, se poi è piena pesa. poi il bello è che quando smette di piove, anche dopo ci bisogna aspettare una decina di minuti prima di poter entrare nel campo. Ma si fanno le pozze d'acqua adesso che. Nel campo no, non l'ho visto, però sono aumentate quelle sulla strada, Ah. su quella stradina che comunica le due uscite, no? Ingresso e uscita del campo. Lì sono aumentate, poi si sono asciugate perché comunque ha finito di piovere ieri sera alle E anche 8. da me, perché la partita era quella e ho provato, piovevo, infatti l'ho scoperto nella mia partita la possibilità, il problema del fango. Va bene, poi avremo il campo 49 che è pronto, dopo mi aggancio con le lame, adesso. Senti, abbiamo una scatola di burro, 100 litri. Sì. Metto in magazzino? O la Sì, vogliamo provare a ma no, prendere? mettila in magazzino, facciamo un po' di storage, poi Ok. vediamo il periodo giusto per andare a venderlo, perché poi con 100 litri non ci fai niente. No, no. Tienilo qua che se viene qualcuno a mangiare almeno gli diamo. Gli diamo qualcosa. No, la menata che devo andarla a prendere La benna. arriva, ok, arrivi dopo. Maurizio, va bene, ciao, ti aspettiamo dopo cena. Ciao, ciao. Allora, vediamo un po' qua. La tramoggia ci sta. Però adesso per caricare la roba. Io devo tornare. Ce ne abbiamo una piccola qui di bere, Sai giusto per cosa? Ma non distrarre. riesco. È la stessa di questo, no? No, no, è del frontale, caricatore frontale. No, non va bene. Però non so se perché questi lavorano bene se stanno in piano. Ma sta abbastanza in piano, no? Ma hai visto? Sono proprio Lo tutta so. proprio dritta, dritta, dritta. Mo, vabbè, proviamo, vediamo.
Io volevo mettere dentro anche la mod di due mattoni, quelli che usavo io nella mappa, quella dei trattori vecchi, il pavimento, quello piano, diciamo, giusto per fare un livello. Sì, Solo ma anche per che. pulire un pochettino e levare banco per tutto. Diva, volevi provare comunque per i sassi? Sì, se si riesce senza rovinare il campo, sì. Tu sei. Sta arrivando su? Sono arrivato alla fattoria. Ok. Vediamo, il pascolo è di qua. Sì. C'ho Ok. paura che... Vabbè, aspetta che arrivo perché c'ho paura che sennò ci rovina... Provateva. No, 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 provo, vieni qua, dai. Dalla parte di qua dell'ingresso del Sai cosa mi conviene fare? Caricare questo coso qua sul Arrivo. carrellone, agganciarlo al JCB e andarla a prendere la benna. Sì, Sì, perché certo. sennò qua non finisco più io, eh. Vediamo se va questo. Marfì, Infatti, dove stanno? dove sto io? Dove sto io? Vieni qua. Guarda che sono qua a sinistra, qua. Attenzione alle vacche, che sono preziose. Quanti ne abbiamo di vacche? Ancora 30, giusto? Non 30, sì. abbiamo No, non aumentato. abbiamo. Ok, Prova a fare un pezzettino qua, vediamo se ci distrugge. ok. Sì. Allora, di X si spiega. Sì. B, accendi. Passa. Vai avanti, e poi fai V abbastanza. Signora Mucca, eh. La signora Mucca è preziosa. No. Hai fatto V? Ma non, non tocca per terra. Aspetta, Devi V. tornare, torna Torna indietro e indietro e fa fai sì. V. Torna indietro e abbassa la. Ok. Vai. Ok. Fai solo un pezzetto però, Leva, lascia, non le prendo. Niente. Ok, però è rimasto... Rovinato? No, no, no. Perché quando di solito quando si semina dopo non si possono più raccogliere. Bisogna pensarci prima. Niente, a parcheggiarlo vicino dove ci sono gli altri mezzi qua sotto e poi vediamo. Quando faremo le missioni, insomma. Dovevamo prenderlo anche questo. No, qui non ha rovinato niente. Vabbè, abbiamo provato, dai. Sì, abbiamo provato, pazienza. Adesso ci resta da provarlo sulle missioni se capitano di aratura e via. Allora, me lo lasci qua dove c'è. Al momento mettiamolo qua, poi valutiamo. Dietro il carrellone qua, o vedete, insomma, non in mezzo. Lì dietro, ok. Sì, insomma, a fianco al liquami o. Vedi te dove riesci. Però qui, ecco, vai avanti perché qua adesso mi devi agganciare questo rimorchio. Ah, però no. Va bene, lascialo qua. O lo metti, sì, va bene. Un pochettino più avanti se riesci. Vai, perché sennò non riesci più a agganciarmi. Ok. Va bene. No, sganciami questo. E poi mi agganci questo qua blu. Ivan, Sì. vai con questo. E questo è quello più potente. Ma questo qua quanti cavalli ha? Ah, allora niente, Marti, Niente, scrosso, ok. provo Sì, questo. ce n'è di più di quello. Perché Ma con va. fumo vieni tu. Ma che velocità fa questo? 52. Ma il JCB fa i 65, Vabbè. C'è il carico dietro, non puoi correre. C'è mica la polizia qua. Vabbè, Eh sì, ma siamo pieni di città, però. però non si Fai fissa, quello. Porca miseria. L, quelle non te lo dà? Cosa L? L è per le fasce. Sì, Sì, dai, no, per me ne le dà le fasce. fasce, però non me lo lega. Boh. Prova? Sì, si è legato. È legato? Ok. Sì, si vede che... Insomma, Insomma. vai piano.
vado piano. Se lo perdi per strada non è legato. Facciamo così, allora. Vuoi andare tu, Murphy? Sì, dove lo devo portare? Allora, ti do però... Vabbè, vai con questo. Devi portarlo nella fattoria di là, la 2. Se si lo lega, dice Sorgivo. Ah, ecco. Allora, dovresti portarlo nella fattoria dove ci sono i maiali. Dopo sganciare il Manitou di là ci sono, devo portare qui la benna e il caricatore per i pallet che vanno bene per il Manitou, capito? Bisogna portare qua tutte e due, e magari la benna è collegata al Manitou e il coso dei pallet magari se ci sta sotto le cinghie, e il Manitou ancora o qualcuno switcha, sì, ma... la benna sì. Sì. Allora tu vai là intanto, io vado pianino perché sennò magari cade giù da qua. Aspetta che ti volevo farti una foto. Da che parte vai giù di qua? Vai tu, sì. Allora, sì, di là. Aspetta, volevo fare solo vieni pure avanti, volevo fermarti qua davanti alla casa. Solo che qua c'ho il coso del campo. Ok, aspetta. Vieni pure, ti dico. Vieni. Vai. Ok. Allora. Non te la fa vendere sopra il veicolo, ma te lo lega. Ah, non me la fa vedere, però lo lega. Ok, va bene. Allora mi dice Sorgi che comunque non c'è pericolo. Non me la fa vedere la cosa qui, la fascia, insomma, le cinghie. Però è legato. Fammi sì, solo vedere. Io lo metto in moto, vediamo. No, non ce la faccio muovermi, vedi? Sì. Effettivamente legato, vai pure senza problemi. Okay. Vai. Allora, cosa facciamo, Fabio? Intanto facciamo l'erba. Se fai l'erba, sì, al campo questo qui sopra. 40. Usiamo questo o usiamo un altro per l'erba? Per l'erba c'è. Perché ci sono due lame. Eh? Grazie, Sorgi, grazie mille. Potrei usare il Massey. Il Massey, sì. Dai. Allora tu mi prendi. Cosa facciamo? Fieno? Vuoi far fieno? Va bene. Boh. Sì, facciamo fieno. O vuoi fare insilato? Che è quello che tu... va via di più. Facciamo insilato. Dove sono le lame però qua? A sinistra. Sono sopra, sì, mi sta. No, sono avanti a sinistra. Vieni avanti e gira a sinistra. Ah, a destra, qua ce l'ho. Fronte... Ok, visto. Scusami, a destra. Sì, facciamo quello che manca. Boh, se te mi dici che manca insilato, facciamo... Insilato è quello che ne va via di più quando vedremo sì. La produzione del mangime minerale. Della anche perché dovremo preparare a fare un po' l'esubero, perché se prendiamo altre... Ci stanno altre 50 mucche da prendere, quindi sì. non dico subito, ma il tempo che cresca anche il pascolo di là. Allora, dai. Oh, io ho aperto questo. Ah, Santa Maria, che sono andato nel campo del vicino. Ok, e avanti, Savoia. Vedi che bello lavorare sto campo qua. Abbiamo fatto bene a prenderlo. Sì. Anche qua un bel lavoro, adesso si paga tutto, Balan. La benzina come stai messo? Sono a metà. Poi mi è venuto in mente, perché adesso ho già messo le botti, che vanno benissimo, le due botti, una di qua e una di là dalla fattoria, ma
Di solito quando per evitare questo problema qua c'era il carrellino, quello che ti dà l'assistenza e ti dà anche carburante in campo, quindi devi essere trainato. Sì. È carino, quello l'ho sempre Soprattutto se si rimane a piedi sul campo. usato. Eh sì, però adesso niente, abbiamo messo le botti lì e non... È già pronto questo campo? Sì, è pronto, Sorgi. È già pronto, infatti lo facciamo subito perché almeno ricresce velocemente e l'erba in cos'è, 2 giorni? 2 o 3 giorni dovrebbe ricrescere. Mo c'è il periodo invernale, un po' di più. Ah, adesso ci vuole un po' di più, sì, è vero. Sì, è pronto, anche non sembra, sembra bassa però, eh. No, però Ah no, è la resta pronta, bene. pronta per la raccolta. Bonus alla resa 100%. Lo stadio è 3 su 3. No, vedi, Sorgi, che è tutta top. Sì, andiamo. No, questo è un bel campo. Ci abbiamo messo anche qua a farlo. Sì, sembra basta. Anche io avevo dei dubbi. Eppure è al 100. Pure questo abbiamo lavorato di notte, Sì, eh? Ti ricordi? Per non tanti, perderlo. tanti lavori li abbiamo fatti di notte. Sì, perché era la fine dall'appestimento, era giusto? Stava Sì, passì. non potevamo aspettare il giorno dopo. Esatto. Poi qua abbiamo dovuto riseminare tutto, l'abbiamo coltivato, arato, calce viva, cioè tutto la lavorazione Due del campo. fertilizzazioni. Come contromano? Ah no, controlliamo, ti controlliamo, grazie Carlo, ho capito contromano. Io ho detto Dio, io non sono capace di andare col trattore, magari vado dalla parte sbagliata e poi faccio la figuraccia. Però mi sembrava che sto andando dalla parte giusta così. Ma ho letto male. Buonasera Carlo, buonasera, benvenuto. Come al solito stiamo a lavorare. Stiamo a lavorare. Cominciano ad arrivare i primi risultati. Questo campo qua è fantastico, quindi vediamo quanto riusciamo a raccogliere. Ma sai che anche questo qua sopra, oddio, non è male. Ma anche perché ce l'abbiamo vicini, Sì, ormai. questi sì. Gli altri campi invece, quelli giù a valle, come sono No, messi? quelli l'abbiamo raccolti, no? Abbiamo fatto insilato. Ma c'era da seminare, piantare, c'era. No, abbiamo l'89 e il 90 sono stati raccolti, fatto insilato, fertilizzati. Ma quelli che c'era al frumento così? Non è stato Quelli piantato ancora che. frumento, No, ancora? quelli che c'era, no, quelli che c'era frumento è stato piantato orzo sul 17 Ah, e orzo ok. E sull'81. ci vuole più tempo, no? Giusto? Sì. E poi abbiamo pure l'85 che pure quello sta in crescita perché è stato raccolto e fertilizzato. E lì però ci abbiamo fatto il fiero. Ok. No, non stiamo messi male, cioè ce ne abbiamo. Però mo bisognerà passare tutto l'inverno perché mo rallentano i campi, no? Eh sì, però l'inverno sai benissimo che c'è la legna da fare. Sì, vediamo l'ora. Abbiamo quella specie di campo dove abbiamo avuto quel piccolo incidente alla prima partita, dove abbiamo acquistato il campo per liberare il macchinario e abbiamo cominciato a tagliare un po' di legna, ma lì adesso è da recuperare. Quindi riprenderemo un cassone piccolo con le cinghie, va benissimo, qualcosa. Andiamo là con un caricatore frontale e l'attacco giusto e via. E via di legname, poi rivendiamo quel campo, quindi incassiamo ancora quei soldi. Non è tanto, ma meglio che niente. Ci teniamo occupati. Sai cos'è? La spesa del merlo, quella lì. Sì, Quella lì è esattamente la infatti. spesa del merlo, si paga con quel campo e quel lavoro lì. Sì, che comunque serve un Sì. merlo un pochino più E pesante. però avendo 2 farm, la menata che devi comprare
gli attrezzi e i mezzi perdi qua e perdi là, cioè sono doppie spese. Lo lascerei su perché comunque su serve di più, qua quello piccoletto va bene. Sì, vediamo, non è problema di qua o di là. Al prossimo giro parto, eh? Ah, sì, è vero. Allora, Sorgi scrive che Sevio si è proposto per fare i frutteti. Sì, l'aveva detto ieri sera. Mi dice, vado a giocare a Pac-Man. No, Madonna, grazie. Che lavoro, ragazzi. Ci vuole una bella pazienza lì. Tanta. Sì. Troppa. Ma però dopo hai visto, preso capito come funziona, sì, e sì, dopo, però... dopo si va. Poi Sorgi, non so se sei entrato, ma abbiamo messo un po' di mod, quelle che abbiamo anche detto ieri. Ho preso anche il carrello per l'uva, per Murphy, gliel'ho già fatto vedere, della Honda, vedi? Questo qua è il suo. Si farà l'uva fatta a mano, tutta a mano, quindi... Non lo so se funziona, non l'ho mai provato. Dovrebbe partire con la cinghia, se no spingiamo, lo mandiamo in discesa e parte. Poi vediamo, non lo so, ti dirò poi. Ci sono anche i pallet dell'uva, non ho capito se qua bisogna prenderli o penso di sì. Vedremo quando sarà il momento. Mi piace mantenere un po' di manualità. Tanto ci abbiamo Max noi, penso lì a far parte di tutto. Sì, Max arriverà, è andato a chiudere, no, non so a che ora chiude, però ci vedremo dopo cena. Oh, qua mi lagga. Non lo so, che comunque pure oggi è dato belle laggate, a me mi sento è crashato. Allora, vai, è pronta la cena, sono arrivato. Va bene. E lascio qui, non so... Sì. Lascia lì, poi vediamo. Mina, arrivo io tra un attimo. A dopo. Ci vediamo dopo. Ciao, buona cena, Murphy. Ciao, Murphy. A dopo. Ma sai che ce va bene? Nel frattempo che sto qui a aspettare, lo vado a prendere. Sì. Ok. Sì, va bene, va bene. Tanto ci passi, no? Sì. È che ci vuole un attimo perché non sono sta gran lame queste. Infatti pure quello stavo pensando di prendere quella che ci fa direttamente l'andana. Lo so, ma subito è un po' dura. Abbiamo speso... Ma sai che risparmiamo tanto tempo, perché mo non passavamo due volte sullo stesso campo, capito? Ah sì. Con ranghinatore quella già ci faceva l'andana per fa... Beh, io dico per fa insilata, poi per fa pieno no. Però, vabbè. Ci pensiamo, saranno spese future, sicuro. Miglioreremo un po' tutto. Allora, io ti ho messo la benda e il pallet, il coso, la forca dei pallet, sì. Vicino, e se riusciamo a portare qua tutto, ormai se portiamo qua il Manitou, portiamo qua tutto, perché lasciamo là quello per cosa, anche quello dei pallet, magari ci serve. Sì, no, carico tutto. Carico tutto, ci provo. Sì, ma dovrebbe starci, Ti metti la pinza sotto e la benna collegata. Sì. Magari puoi anche lasciarla leggermente più alta, tanto. Ma il ringaniatore non è un po' troppo Castellani? Sì. Sai cos'è? Il ranghinatore lì l'ho preso proprio io. Sul catalogo sembrava un po' più piccolo. Invece è bello grande. Il gruppo d'acciaio apri. È bello grande, sì. Allora, adesso questo campo qua è fantastico per il ranghinatore lì, quindi sui campi grandi va bene. Nei campi dove abbiamo lavorato fino adesso magari no.
Infatti la prima volta mi sono incastrato io su una pianta, non c'è più stato verso. Mi scappa da ridere. Vai a vederti il video, Carlo. È uscito anche su YouTube, alla prima puntata abbiamo... Insomma, eravamo lì in 3 o 4 a capire come fare a sbloccare sto coso. Alla fine abbiamo dovuto... Siccome noi siamo castellani, siamo gnocchi, siamo testoni, non abbiamo ripristinato un bel niente, abbiamo risolto andando a comprare il terreno, tagliando le piante e recuperare il mezzo. Adesso quel terreno lì l'abbiamo ancora, d'inverno andremo a comunque a raccogliere quelle poche piante, che non era poi tantissimo, mi sembra, no? No, no. E... Piccolino. Sì, andremo a recuperare quelle piante che abbiamo tagliato, quelle che restano, e poi a sto punto lo rivendiamo, tanto non... Aspetta, perché... Ma avrei messo una mano... Sì, era... Ma sai che non costava neanche tanto quello lì, eh? Cioè, costava poco più dell'altro e l'ho preso quello grande, però non pensavo che era così grande. Vabbè. Prima o poi, dopo il trattore per burroni, sì. Oh, ho lasciato un ciuffetto. Vedi che qua lagga, mi lagga... Ma qua è il mio computer che lagga, però, eh. No, cioè, ma è dato pure a me. Anche a me è dato una laggata adesso. Ma sono... quei 5 minuti che ogni 5 minuti deve salvare il server e mi fa questa laggata. Forse, non so, magari devo aumentarla un pelo. Perché di base il server salverebbe a 180 minuti. È un po' troppo, cioè. È un po' troppo, sì, però 5 mi sembra un po' troppo, cioè continua a salvare, poi deve fare la sua operazione, lagga, e magari aumentarlo a 10, tanto a 10 minuti non è che si perda. Va bene, dai, qui sta andando, sta funzionando lì, Fabio? Non commento. Mi immagino. Sì, però ecco, se riesco a caricarlo, sì. Devo venirli a darti una mano? No, ancora no. Allora, sono le 10:20, c'è questa foschia nei campi, è una giornata un po' grigia. E avanti con l'erba, via. Devo riuscire a metterla al contrario. Puoi mettere la pinza che è piccola dietro. Sì, sì, però la perché sennò mi fa spessore. E dopo tu gli sali sopra con il manitou, con la benna attaccata. Capito? Sì, sì. L'unica cosa è che la devo mettere con le forche dritte, perché se le metto storta non mi sento. Ma qui lagga tanto, sono io che laggo, adesso io non ho laggato.
No, ma è il mio computer che non... Se mi va a scatti qua. Ma non sempre. Bello che ti lagga quando fai manovra, poi ti riprende e ti sbatte dall'altra parte. Siamo? Ciao, ciao Sorgi, se ci sei dopo. È ora di cena anche per me, è arrivata anche la cena, però volevo finire questo campo e poi andare a Oddio. cena. Magari la live di dopo l'anticipo. Facciamo almeno il campo qua, dai. Ok, allora per ora ho messo tutto. Sì. Tu hai già cenato, Fabio? No, infatti arrivo giù e Sì, vado anch'io. anch'io, ci vediamo dopo cena. Se riesco a finire subito questo campo, poi mi fermo, faccio cena e poi ci vediamo dopo al limite. Intanto la ricrescita parte subito. Questo è importante. Certo, la Sì. raccolta non dobbiamo aspettare troppo, sennò mi cresce Vabbè, l'altra tanto sopra. sono le 10:30, Sì, no, quindi beh, ma se usciamo comunque si ferma, quindi. no, abbiamo tutto il tempo per raccogliere. Cos'è che Grazie per abbiamo avermi. questo e poi abbiamo ancora gli altri di campi d'erba, quelli. No, ancora no, non sono pronti. Però ci sono. Quelli l'80, Arriveranno l'80, quelli, giusto? l'89 e 90 stanno al 2, 2 su 3. Ok, sì, vabbè, arriveranno. Sì. Spero che Vabbè. non arrivino tutti insieme, sennò siamo. No, questo qua è veramente bello, sto campo, eh. Ci è costato un pochino, ma Beh, però abbiamo già. Cos'era? C'era giù cosa? Frumento, mi sembra. frumento, frumento, sì. Ti è costata la lavorazione, adesso non la facciamo più con la lavorazione di Serrangia. Al limite si può mettere un po' di liquami, un po' di. Però ne mancano, non riesco. Hai visto che ho messo anche la fix della manure? Manure fix, mi sembra. Sì. Io direi che il prossimo step è prendere più mucche. Eh Arriva sì. almeno, ti dico 80, ma almeno una settantina. Arriva a 70, perché il Sì, massimo ho sono 80. messo anche il carrellino, hai visto un trailer che mi stanno 9 mucche, mi sembra, alla Sì, volta. infatti. Quello lo noleggiamo. Sì. E sì, perché se la produzione parte, dopo è buono, eh. Sì, Buono, buono. poi è comodo perché quelli comunque li utilizzeremo d'intorno. Perché poi su ci abbiamo anche i maiali, no? Pure lì ci abbiamo liquame e letame. Sì. Maiali, ce ne stanno ancora anche lì di maiali, no? Sì. Sì. Non era piena le stalle, anche le No, sono pecore ha tutti. fatto. Sai che non ho guardato le stalle, non ho guardato. Mi sono dimenticato. Le pecore non so se hanno fatto tanta lana o Sì, hanno fatto l'anno, so, La... 600, un pallet e un quarto. Ma anche quella dopo viene messa nel magazzino di stoccaggio, Sì, quello so. Ok. c'entra tutto in certo. Infatti è Quindi stata una mettiamo tu. Ok, scoperta. sì. Quindi se ci va anche quello, mettiamo dentro tutto. Poi valuteremo se venderla o fare produzioni di tessuto. Non so quanto possa rendere. Sicuramente più di vendere la lana. Il Sì, tessuto ce lo pagano di più. le produzioni vengono vendute di più, però ti costa fare tutto, eh. Allora, io propongo una raccolta fondi. Vorrà aderire anche Dona, anche tu. Un tuo simile. Ma tu non avevi chiuso il negozio, Maurizio? Ah, sì.
È arrivato a casa, quando ha questa sigla è arrivato a casa. Ormai lasci tracce dappertutto. Hai capito? Adesso, eh sì, infatti si vede il nome. Stai usando un altro computer? Allora. Dai, che sta venendo su bene. Oh, aspetta che qua. Cos'è che c'è lì? Il McCormick, però. Io? Sì. Sì. Devo... Non ho mai... Quanti cavalli ha quello lì? 3.10, se non mi ricordo male. Bello, bello. Sì, no, ma qui serve in cavalleria, perché vedi che... Se no... Sì, ma sui 300 di più... No, 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 però ecco... Perché dopo di più devi andare, sui devi andare sui trattori grossi e poi ti incastri sotto i ponti. Sì, no, no, già questo qua comunque già... È più che sufficiente. Sì, potenza. Ecco. Poi tanto ci abbiamo il cingolato, se serve da fare qualcosa di pesante. Ecco, cingolato. Allora, una volta che si trovano tutti i collezionabili, che sono, mi sembra, 15, 16 o 20 forse, non mi ricordo più. Sì. Ogni collezionabile ti dà 10.000 euro, per capirsi. Però tu quando li raccogli tutti ti escono, c'è un premio, diciamo, no? In centro al paese, anzi neanche tanto in centro, vicino al ponte, c'è una mappa dove ti dice ci sono due X, giusto Fabio? Sì. In quelle due X lì tu devi andare esattamente dove ti dice quelle due X lì e poi trovi un... Allora, in una c'è vicino... ha una cabina elettrica, un palo della luce, esatto. C'è un interruttore, tiri su questo interruttore e su quell'altra X si apre la montagna e esce fuori il premio, che sarebbe il cingolato con il coltivatore quello grande, che non lo vediamo in mappa però, perché non è nostro, non lo possiamo vendere, lo possiamo usare però. Però okay. Se ce lo perdiamo da qualche parte, ci dobbiamo ricordare che l'abbiamo lasciato, okay. Perché non lo vedi, non si vede in mappa, se tu ci fai caso e non lo vedi in mappa, non lo vedi... Beh, è stata una bella idea perché comunque i posizionabili non sono proprio facili da trovare. Sì, infatti, vabbè, avendo lavorato sempre di notte sono stati abbastanza facili. Io ad esempio sulla mappa, quella della silvicoltura, anche lì c'era qualcosa, c'era il museo, avevo preso tutti i collezionabili, ma io alla fine non mi ricordo se mi ha dato qualcosa, non mi sembra di no. Non mi sembra, forse ti ha pagato in denaro, forse, non mi ricordo, ma ero rimasto un po' male perché pensavo qualcosa di più o qualcosa di diverso, ero sulla piattaforma verde. Houston, non ce l'abbiamo fatta? Ci sei? Eccomi. Questo te lo scarichiamo direttamente qui sopra, no? Sì, tanto qua serve. Dobbiamo trovare un posto dove mettere tutti gli accessori. O mettiamo un altro capannone lì dietro. Ma no, basta un ordine nostro. Magari quegli scaffali, io non so se quegli scaffali lì possono andare bene anche per depositare. Sai, sotto metti la benna, sopra metti la forca insomma, è solo un ordine nostro. Una volta che sappiamo dove li mettiamo, sappiamo dove prenderli, e quindi... E via! Sì, è ancora quasi finito, eh. Comunque le 4 ore dei sterzanti è spettacolare. Sì. Ah, ma fai giri in un metro, giri. Qui si aprono montagne solo a cingolate. No, ma Carlo, era peccato che non c'ero, e c'erano i ragazzi, hanno lavorato sodo su sta mappa e hanno sbloccato tutti i collezionabili, oltre ai soldi che ti dà la mappa stessa. Il premio era appunto quel trattore cingolato e un coltivatore veramente grande, no?
si è aperta sta montagna, purtroppo io non ho vista e non posso raccontartela meglio che Fabio, quindi stava l'interruttore comunque. È bella, però una bella storia. C'è, cioè, nessun'altra mappa mi sembra di che non ha fatto una roba del genere, no, che sappia io, no, anch'io non. Ecco qua che ho lasciato dei pezzi. Allora, quanto mi manca? Poco. Così vado a cena. Ops, qua mi lagga tanto qua, però è boh. Qui c'è qualcosa. È una. È oggi, perché pure a me oggi comunque è laggato tantissimo. No, ma mi lagga il gioco proprio. Mi lagga qua. E probabilmente c'è un calcolo superiore alla capacità del mio computer. E mi lagga. Ma solo lì, eh. Non so cosa. Però quando ieri sera gli abbiamo detto che avevamo speso tutti i soldi, non c'è non ce n'è rimasto mai in calma. C'è rimasto male ieri. Sì. No, un pochettino sì, perché ha detto boh. No, anche perché se erano 500.000 euro. No, non è. Sì, metti. Non è quello, ho detto boh, oh, se li hanno spesi mi diranno come, perché se li hanno spesi così tanti, qualcosa avranno comperato, dei terreni avranno comperato, che ne so io. Invece no, mi ha mandato la foto che invece Maurizio è andato a fare festa con gli amici e li ha spesi lì. Allora, ciao Luciano, buonasera. Non ti avevo visto, buonasera Luciano. Carlo, lo senti come parla a fine serata? Un calcolo superiore al mio computer. Ma mi va a scatti. Vedi qua mi scatta, boh, lagga. Sì. Solo sta zona qua. Ricordami che in Dead Side devo sparargli a Maurizio. Ti do una mano. Bene. Allora, dai che ci siamo. Voilà, madame et messieurs. Sei bella e finita. Io lo preparo, avrò Gig Robot. Ah, ma con quello in un attimo, cioè. Sì. Il più è andare avanti e indietro col rimorchio. Ah no, cosa facciamo qua? Le balle. Facciamo il fieno, no? No, se fai il fieno non devi usare il gigrobo. Sì, no, vogliamo fieno o erba. Ma tu mi hai detto che dovevamo fare insilato, giusto? Vogliamo, perché sai che c'è l'insilato, è quello che se parte la produzione di razione mista è quello che va via di più. Io me farei per questo, tanto poi a breve saranno pronti l'89 e il 90, è quello che semmai facciamo a fieno. Perciò qui facciamo insilato, dai. Sì, facciamo insilato, vediamo. Tanto facciamo roba che ci serve di più, insomma, dai. Quindi a questo punto usa il ranghinatore e poi però dopo volevo dire, facciamo le balle, giusto, con balle e le facciamo. Ok. Ok, allora, senti, io lo preparo e vado a cena, ci vediamo dopo. Allora porto via anche io questo. Mamma mia, quanto è grande. Sì, ma vedrai che bello lì usarlo, due passate ha fatto tutto. Sì. Ma gli attrezzi li mettiamo sopra gli attrezzi. Allora, questi le lame lasciale lì. Purtroppo per questo ti ho detto che ci serve un capannone per a fianco. E dopo appena un attimo lo mettiamo, dai. Quindi questo qua lo va qua. Ok, buona cena, ci vediamo dopo. Va bene, ciao Fabio, buona cena dopo.
E fermati. Bene. Poi preparo l'imballatrice e il fasciatore. Ok. Fasciatore lì e l'imballatrice. Dove sarà? Dentro nella trincea, no? Sarà sopra. Eccola. Ciao Missy, buonasera, buonasera. Sei arrivata proprio in ritardo perché sto chiudendo. Andiamo a cena. Andiamo tutti a cena e poi ci vediamo dopo, dai, così almeno andiamo avanti su questa partita. Ok, questo c'è, così. Poi vediamo di prendere... questo, dai. E l'imballatrice e il fasciatore. Che era qua. Dove era? Ah, è qui nella trincea. Tu sei già a cena, Maurizio, sì. Dai che preparo i mezzi che dopo andiamo a raccogliere tutto sto campo. No, non ancora, beh. Fabio è andato a cena, Marco è andato a cena, Edo è andato a cena, adesso tocca a me. E ci vediamo dopo, se mai andiamo avanti con questo campo qua, vedi? Ecco qua. Bene, allora io chiudo, ecco, Murphy è arrivato. Pausa cena anche per tutti? Sì, adesso io chiudo la live, poi si è appena uscito Fabio, esco anche io ci vediamo tra un attimino... Tanto abbiamo preparato i mezzi qua, abbiamo tagliato tutto. Sono da fare un po' di insilato, delle balle ancora e avvolgerle, quindi nel campo qua davanti a casa. Siamo a Castelnaud a far pe. A far pe. Va bene, dai, io chiudo qua, ci vediamo dopo. Buon appetito, a dopo. Ciao Luciano. Ciao a tutti, ciao ciao.